Era da tempo che non leggevo le sentenze e questa merita davvero di essere letta. È la numero 842 del 2022, emanata dal Tribunale di Frosinone. Il giudice designato è il dottor Luigi Petraccone, quale giudice di appello. Questa è una sentenza di appello. Quindi, visto che in Italia ci sono tre gradi di giudizio, resta la Cassazione. Sentiamo però che cosa ha deciso questo giudice. Innanzitutto ci dice, leggo le ultime due righe, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto opposto con compensazione delle spese. Le parti in causa. Abbiamo da un lato l'appellante, che è la prefettura di Frosinone, dall'altra parte l'appellato. Ho cancellato il suo nome per motivi di privacy, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cosimato. Di cosa si tratta? È il caso di un signore che durante il primo lockdown, quello del 9 marzo 2020, firmato da Giuseppe Conti, era uscito nonostante fosse proibito. In sostanza, ha violato il lockdown. È stato fermato dalla polizia e ha preso una contravvenzione che lui non ha pagato ed ha fatto ricorso al giudice di pace. Con sentenza 516 del 2020, il giudice di pace di Frosinone, disapplicando il DPCM del 9 marzo 2020, che aveva esteso eccetera eccetera eccetera, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava l'atto opposto. Ok? Il giudice di pace ha annullato la contravvenzione. La prefettura di Frosinone, ritenendo non condivisibile la pronuncia di cui in oggetto, proponeva appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Frosinone. Andiamo avanti. Leggiamo le parti salienti di questa sentenza. È infatti vero che le disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo e successivi hanno comportato una grave compressione di alcune delle libertà fondamentali garantite dalla nostra carta costituzionale. Ma guarda un po', i DPCM di Giuseppe Conti violavano la Costituzione. E quel complottista di Mimar che lo dice da 2 anni? Boh! Peraltro si tratta di diritti fondamentali dell'uomo, ma dai! Che si reputano non revisionabili neppure con il procedimento di cui all'articolo 138 della Costituzione. Vero è che a giustificazione dei DPCM è stata posta la tutela di un diritto altrettanto fondamentale, cioè il diritto alla salute dell'individuo. Ed è la solita solfa, no? Perché è più importante la salute rispetto alla libertà. Vediamo cosa dice questo giudice. Quale interesse della collettività, eccetera. Ex articolo 32 della Costituzione e che in base alla situazione venutasi a creare con la diffusione del citato virus, il Covid, si è ravvisata la necessità di contemperare la tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica. Tuttavia, non sono affatto irrilevanti le modalità, il contenuto e i mezzi attraverso i quali tale ultimo diritto è stato tutelato. Ed infatti, ivi, occorre altresì verificare se la compressione di numerosi diritti fondamentali dell'individuo a favore del solo diritto della salute pubblica sia avvenuta nel rispetto dei crismi stabiliti dalla Costituzione e se dunque tale compressione si sia fondata o meno su provvedimenti ed atti aventi forza di legge, atteso che nella specie detti diritti fondamentali, in ultima istanza, sono risultati compressi a seguito e per effetto di, attenzione, mere, cioè semplici, delibere del Consiglio dei Ministri e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i DPCM. Atti questi aventi natura amministrativa e non normativa. E noi da quanto tempo lo dicevamo questo? I DPCM sono atti amministrativi, infatti prevedevano solo una sanzione, non prevedevano nessun tipo di reato. Va bene, andiamo avanti.
Pertanto, ivi corre altresì l'obbligo di verificare l'idoneità dei DPCM a comprimere i diritti fondamentali. Invero, essi sono stati emessi a fronte della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, poi prorogato fino al 31 marzo 2022, quale atto parimenti non avente forza di legge. Ok? Non avente forza di legge. La suddetta delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, a sua volta, è stata emessa in forza del decreto legislativo 2 gennaio 2018, il numero 1, in particolare l'articolo 7,1 e dell'articolo 24,1, e dichiarava inizialmente per soli 6 mesi lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, eccetera. Vi ricordate, durava solo 6 mesi all'inizio, poi è stato prorogato. E tra l'altro è stato firmato il 31 gennaio 2020 e il primo caso l'abbiamo avuto il 21 febbraio, dopo 21 giorni, ma al governo abbiamo i veggenti noi. Ebbene, tale delibera, che si configura quale provvedimento non avente forza di legge, e lo ripete, non è legge, i DPCM non sono legge, ok? Sono atti amministrativi, come dato ad esumere anche dall'articolo 3 della legge 201 del 94, a parere del giudicante è stata emanata al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ed infatti, pur non essendovi dubbio alcuno circa il fatto che in forza sia dell'articolo 5,1 della legge 225, così come novellato dal decreto legge numero eccetera eccetera eccetera, il Consiglio dei Ministri detenga il potere di ordinanza in materia di protezione civile. Tuttavia, lo stesso testo, cosiddetto Codice della Protezione Civile all'articolo 7, individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano solo le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. Quindi è chiaro che il Consiglio dei Ministri può, in materia di protezione civile, emettere delle ordinanze, ma solo nei casi che vi ho appena letto, non si parla di pandemia. E poi questo lo può fare per periodi limitati, non che facciamo lo stato di emergenza per sempre. Situazioni di rischio sanitario, quale quello derivato dal Covid, certamente evento calamitoso, non sono inclusi nella suddetta previsione. Riguardando l'articolo 7 citato, come visto, altri e diversi eventi di pericolo, quali gli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Più chiaro di così, andiamo avanti. Nella stessa Carta Costituzionale non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri speciali al governo di tale sorta, salvo che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra. E questo ce lo disse già Lina Manuali. Continua dicendo, nel qual caso le Camere conferiscono al governo i poteri speciali, è l'articolo 78 della Costituzione, cioè le Camere possono deliberare lo stato di guerra, non lo stato di pandemia. Manca perciò un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, quella famosa, con conseguenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell'articolo 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Con questa frase crolla tutto ciò che hanno fatto. Giuseppe Conte non poteva firmare 21 giorni prima del primo caso lo stato di emergenza, perché non è contemplato dall'articolo 78 della Costituzione. E questo noi lo dicevamo da 2 anni e mezzo. Ok? Hanno costruito tutto sul nulla, tutto nullo, nullo e tutto nullo, 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 vale tutto zero. Qual è la protezione del bazzino? Zero.
In conclusione, la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, come poi prorogata fino al 31 marzo 2022, appare addirittura illegittima per essere stata emanata in assenza di presupposti legislativi. Non potevano farlo, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. E lo ripete come se non fosse ancora chiaro: non si può dichiarare lo stato di emergenza sanitario, perché l'articolo 78 della Costituzione non lo prevede. Quello che ha fatto Conte è illegittimo. Ripetete con me: illegittimo. Quindi, Mimar, quanto valgono i DPCM? Zero. Tutte le multe fatte? Zero. Tutti gli obblighi derivanti dai decreti? Zero. Il Green Pass? Zero. Zero, zero. Una volta ravvisata la illegittimità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti proroghe, debbono necessariamente reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid. Peraltro, giova altresì rilevare come il decreto legge 6 del 2020 conferiva al Presidente del Consiglio ampi poteri e con delega generica, come dato evincere da semplice lettura dell'articolo 2. Ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, come tale, neppure rientrante nella previsione dell'articolo 78 della Costituzione. In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale. Ma stiamo scherzando? Con conseguente illegittima, ripetete con me, illegittima, compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali la libertà di movimento e di riunione, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata, il diritto alla scuola, il diritto alla libertà di impresa, e nella fattispecie addirittura il diritto alla inviolabilità del domicilio di cui all'articolo 14 della Costituzione. E tutto ciò non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio che appare, a parere di questo giudicante, inficiato da illegittimità. Ripetete con me: illegittimità, anche per i seguenti ulteriori motivi. A. Mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia. B. Elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell'emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri. C. Omessa disciplina dei relativi poteri. Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, dubitandosi, sotto molteplici profili, circa la legittimità e validità del DPCM in questione e dei successivi che hanno imposto la compressione di diritti fondamentali e quindi dello stesso DPCM per cui è causa e degli altri atti amministrativi conseguenti, bene ha fatto il giudice di prime cure a disapplicarlo. In casi del genere, infatti, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, e lo ripete per l'ennesima volta, una volta accertata la illegittimità, ripetete con me, illegittimità, per contrasto con gli articoli 13 e seguenti della Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il giudice deve procedere alla loro disapplicazione. Forse non è chiaro. Il giudice deve procedere alla loro disapplicazione. Non valgono nulla. Avete presente la O di Giotto? Non so se ve l'ho già detto. Ecco, quanto valgono? Quello zero, nulla, in ossequio del dettato dell'articolo 5 della legge 2248-1865, in virtù del quale le autorità giudiziarie
applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alla legge. Quindi se non sono conformi alla legge, non si possono applicare. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, non può che essere dichiarata la illegittimità della sanzione irrogata, con il provvedimento impugnato, con la conseguenza che la stessa deve essere annullata, restando indi assorbite tutte le eventuali ulteriori questioni. Nella specie, la sentenza in oggetto deve essere confermata, sia pure sulla base di ragioni in parte diverse, da quelle evidenziate dal primo giudice. L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata laddove accoglie l'opposizione. E questo è quanto. Tutto ciò che è stato fatto è illegittimo. Ripetete con me: illegittimo. E adesso ci restituite tutto. Gli stipendi che abbiamo perso stando a casa e ci risarcite dei danni morali subiti per essere stati estromessi dalla società. Ok? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.